Forum Quale Energia 2013, siamo con Averaldo Farri, amministratore delegato di Power One. Benvenuto ancora una volta su greenbiz.it. È appena arrivato il ministro Orlando qui al forum in una giornata in cui le rinnovabili che sono qui riunite si trovano ancora una volta a fare i conti con un attacco miope. Il ministro Orlando, diciamo, può fare relativamente. Cosa sta succedendo? Allora, tecnicamente quello che è successo è che dentro il maxi emendamento che è stato votato ieri notte al Senato per far passare la legge di stabilità, hanno posto la fiducia su quello, è stato introdotto un capitolo che è il capitolo 99, dove si dice essenzialmente che il capacity payment delle fonti fossili verrà recuperato dai fondi messi a disposizione sulle energie rinnovabili. Quindi tecnicamente questo è quello che è successo. Allora, è evidente che per noi che abbiamo investito, abbiamo creato lavoro, eccetera, in aziende che lavorano principalmente sull'energia rinnovabile, questa è un'altra mazzata che non ci aspettavamo, che consideriamo sbagliata nella filosofia, perché va a gravare su chi ha fatto un impianto fotovoltaico, dico per dire, ma anche sull'idroelettrico. Non è ben specificato in questo emendamento, è un po' generico. Ma era quasi meglio la cartolarizzazione. Sì, non lo so, è come scegliere di morire fucilati o impiccati, non lo so. Comunque sì, forse sì, almeno dal punto di vista del funzionamento. Ad ogni modo, è sbagliato perché ha fatto un impianto, perché persone hanno preso dei mutui, hanno fatto dei piani di investimento. Adesso non è che si può andare a prendergli un tot per cento per compensare il capacity payment. Per chi non lo sa, il capacity payment essenzialmente è dire utility che producono energia da fonti fossili dicono: noi esistiamo, in quanto esistiamo mi paghi, perché ho 21 gigawatt di capacità che ho installato sbagliando e che dovevano lavorare 7.000 ore al massimo o 5.000 ore di media, lavorano 2.400-2.500 ore all'anno. Dice: tutto quello che non produco me lo paghi comunque in tutto o in parte, come attraverso dei soldi presi dalle rinnovabili. Ora, paradossalmente sono le rinnovabili che incentivano le fossili ed è veramente un paradosso gigantesco. Ma la parte ancora più disturbante, secondo me, è nel fatto che, per esempio, un'azienda come la nostra sta per investire sui sistemi di accumulo, sta per investire su tutti quei sistemi di gestione delle smart grid, quindi il controllo delle reti, la protezione delle reti, eccetera. La domanda che io farei volentieri al Ministero, al Ministro Zanonato e al Governo che ha fatto approvare questo emendamento: secondo loro perché lo dovremmo fare adesso? Cioè, noi perché dovremmo prendere magari 30 ingegneri, reinvestire, continuare ad operare in un settore che tutte le volte che si può viene massacrato? È quella la cosa peggiore, cioè non è tanto il singolo provvedimento, è il singolo provvedimento che ti viene messo in un maxi emendamento votato con una fiducia di notte, viene messo, poi viene rilevato, viene modificato, alla fine viene approvato. Ecco, ma che... Siamo alle solite, la risposta gliela do io, se mi permette. Prego. È perché siete un settore imprenditoriale che crede davvero in quello che fa per l'ambiente, per i cittadini, e che comunque non necessariamente, insomma, sono a conoscenza di tutti i giochi che sono alle spalle, l'abbiamo appena detto proprio qui al forum Quale Energia. Il settore termoelettrico è evidentemente in forte crisi. Quanto sarebbe ancora di più in crisi se si investisse di più, se ci si concentrasse sullo scambio sul posto? Dunque, qui noi abbiamo davanti la visione di un paese che da parte delle aziende e anche dei cittadini, perché non creda, i cittadini hanno una forte credono molto nelle rinnovabili, cioè c'è in Italia una propensione ad avere energia pulita, rinnovabile, e che sia poi nostra, perché il gas fino a prova contraria noi lo compriamo, il petrolio anche, il carbone anche. Allora, c'è una distanza enorme tra quel che fa la politica e come la vede, cioè qual è l'idea di paese che ha in mente la politica, che è un paese abbastanza conservatore, dove non si riesce ad andare avanti, dove comandano delle lobby forti, tanto forti quanto miopi poi alla fine, e un paese invece reale, che è un paese proiettato alla modernità, proiettato all'innovazione, dove l'idea, per esempio, della generazione distribuita di energia elettrica è già dentro la testa e dentro i cuori delle persone, voglio dire, così come lo è negli Stati Uniti e lì anche nel governo.
governo in Giappone, in Germania, e potrei farle l'elenco di 150 paesi nel mondo, inclusa l'Arabia Saudita, perché l'Arabia Saudita ha detto: io installo 400 megawatt di energia fotovoltaica, hanno il sole ma hanno anche il petrolio loro, non è che si può criticare che abbiano o non abbiano il petrolio. Quindi ecco, che la dice lunga. La dice lunga, cioè c'è un mondo che è proiettato alla modernità, all'innovazione, alla collaborazione fra università, alla collaborazione fra aziende ed università, tra azienda ed azienda, e c'è un mondo che invece rimane lì sclerotico. Purtroppo parte di questo mondo è il nostro governo, e noi dobbiamo lavorare col governo perché questa immagine venga cambiata. È inutile che il presidente Letta ci dica che noi dobbiamo attrarre investimenti esteri in Italia, perché vede, per attrarre investimenti esteri in Italia o all'estero, diciamo, gli vendiamo Piazza Navona, e allora vabbè, è un valore che nessuno discute, ma se gli vuoi vendere le aziende, devi vendere un paese moderno, devi dare l'impressione che sia un paese per cui, per esempio, una decisione presa oggi non viene cambiata domani, o modificata in qualche modo, o messa in discussione 100 volte e poi comunque viene cambiata lo stesso. Cioè devi dare l'impressione di un paese diverso da quello che siamo oggi. Ed è quello che le aziende come le nostre chiedono. E, per rafforzare le vostre richieste, la vostra voce, quanto è utile un'associazione unica delle rinnovabili? Molto. Molto, molto utile, tant'è vero noi adesso abbiamo fatto un protocollo di accordo sia con Assorinnovabili che con IFI, quindi GIFI, Assorinnovabili e IFI hanno trovato un accordo che è firmato. Non siamo ancora l'associazione unica perché ci sono dei procedimenti, diciamo, tecnici da dover soddisfare. Ma si sta lavorando? Sì, senz'altro, si sta lavorando. E poi perché, guardi, alla fine non è che ci sia l'interesse di GIFI per il fotovoltaico o di APER o di IFI, voglio dire, per fonti diverse. Qui stiamo parlando, come ripeto, dell'immagine di un paese, della forza che un paese esprime, e di mettere a disposizione questa forza per tutti i cittadini di questo paese. E ripeto, includo le università, includo le istituzioni, eccetera, si tratta di far sì che le istituzioni recepiscano, e questo è il punto fondamentale. Riflessioni a tratti amare che però non abbattono il settore delle rinnovabili che resiste. Dal forum Quale Energia 2013 è tutto, grazie ad Averardo Farri. Grazie a voi.